Abbiamo adesso portato in pesca la Evanon 5K, sperando di riuscire ad attaccare qualche bel pesce gatto che popola il canale. Qui ci troviamo nel Fissero Tartaro a Mantova, un campo gara molto rinomato nell'agonismo italiano. Adesso abbiamo iniziato da poco, quindi probabilmente i pesci dovranno entrare in pastura, però sicuramente il canale ne è ricco e speriamo di poter prenderne uno che metta a dura prova l'attrezzatura. E la canna in questione è perfetta per questo tipo di pescate, perché ci permette di utilizzare dei kit anche molto robusti con degli elastici anche molto grossi. In questo caso sto utilizzando un ibrido del 2.8 e non abbiamo assolutamente paura di alcun tipo di incontro. In questo canale sono presenti anche siluri, canne già testate, assolutamente non danno alcun tipo di problema. Ragazzi, siamo nel canale Fissero, in località Cavecchia. È un posto che in questo periodo dell'anno, ma un po' in tutto l'anno, ma in questo periodo soprattutto, sta regalando delle emozioni veramente, veramente forti. Siamo qui per testare i nuovissimi prodotti che lanceremo quest'anno, tutta la serie Kion e la serie Evanon. E abbiamo iniziato a pescare da non molto e attualmente abbiamo strappato due pesci enormi. Io pescavo col 16, non se ne è neanche accorto che l'avevo attaccato, e monta uguale. Tra l'altro monta dopo ha preso una brem e un siluro da 15-20 kg e l'ha cacciato. Comunque, in questo momento sto utilizzando la Kion RS3, che è la canna entry level della gamma Kion, canna che è migliorata moltissimo rispetto alla sua sorella dell'annata 2024. Adesso vediamo di metterla in prova con qualche bel gattone, con qualche siluro, insomma qualche pesce grosso che abita queste acque. Abbiamo pasturato a 13 metri con bigatti incollati e mais. Stiamo pescando con una lenza da 3 grammi, fatta sempre con la torpilla come piace fare a me in questo canale. E vediamo di attaccare qualche bel pesce. Ragazzi, non so se riesco a rendervi l'idea, ma siamo veramente attaccati con un pesce grosso. Questo è un gatto, si vede dalle sterzate che fa. Abbiamo su un bel kit R6. Jurassic R6, la canna si comporta perfettamente, molto rigida nella parte bassa. Questo è un pesce grosso, eh? Elastico del 2,5, finale del 15, paura ne abbiamo poca. Adesso vediamo di staccarlo fuori, perché qua ci sono le lastre e non vogliamo che vada a incagliarsi o a strappare. Eccoci qua, già uscita la torpilla, infatti un bel gatto. Adesso vediamo di continuare a forzarlo. Con questi pesci non bisogna aver paura di tirare, perché sennò comandano loro, dopo rischiamo solo di perderli. Un bel pesce gatto americano. Olè! Sarà un chiletto e due. Oppala, pesci che si stanno diffondendo un po' in tutta Italia, sono divertentissimi da pescare, ci regalano dei bellissimi combattimenti, a me piace tantissimo pescarli. Adesso lo slamiamo e gli ridiamo subito la libertà. Ecco ragazzi,
Qua potete vedere il risultato della cattura di prima. E questo canale è popolato in maniera massiccia da questi esemplari di siluro. Questo sarà più o meno un esemplare da una decina di chili, quindi ancora una taglia gestibile con le Rubesien, ma ce ne sono di parecchio grandi, anche nell'ordine dei 20-30 kg, quindi quelli logicamente è un po' fatica a cavarli, ma questo comunque ci ha messo a dura prova la nostra Evanon 5K Top Carp, ma come potete vedere il risultato è questo. Come vedete l'innesco è bello generoso, 4 bigattini su un amo 11-10 della misura del 14, legato col 16, un amo generoso che ci permette comunque di avere un'ottima perforabilità nell'apparato boccale delle Brem. L'azione di pesca è molto semplice, noi andiamo nella nostra zona di pesca, pondiamo la lenza a valle, mettiamo la canna in barra e blocchiamo il galleggiante sul nostro punto di riferimento che abbiamo scelto per la pasturazione. Le Brem ora finalmente si riescono a pescare in tranquillità. Abbiamo sempre un impianto abbastanza importante, dei elastici grossi, perché comunque i gattoni sono sempre dietro l'angolo. A me piace pensare all'evoluzione che ha avuto questo campo di gara da quando venivo a fare io le gare giovanili, che si veniva qua e si prendeva qualche placchetta, qualche goujon, a oggi, dove invece questa qui viene considerata quasi una Brem di disturbo. E con questa bellissima Brem del Fissero, che sembra essere veramente dimensioni impressionanti, adesso la guadagniamo. Io per vedere a prendere due pesci devo venire qua da Matteo, Ecco, queste sono le Brem del Fissero di cui vi parlavo prima. Però eccole qua, queste sono le Brem di cui vi parlavo prima. Ragazzi, venite a pescare sul Fissero Tartaro, con è un canale bellissimo, con le canne magre, mi raccomando, fatevi il piacere.